La finestra su Ferrara. Attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini. Ben ritrovati all'ascolto della finestra su Ferrara. Come ogni giorno apriamo la nostra finestra sulla nostra città, oggi per parlare di ecologia. Infatti con noi Sara Mantovani, che è un'ecologa e laureata in ecologia, e parleremo con Sara Mantovani di quelle che sono le tecnologie di ultima generazione per purificare e sanificare aria e acqua nelle nostre case e nei nostri uffici. Buongiorno Sara, grazie per essere con noi oggi. Buongiorno a tutti e grazie a voi per questa possibilità. Parliamo di nuove tecnologie che sanificano l'aria e l'acqua, tecnologie che arrivano dalla NASA, quindi dagli studi su quelle che sono le esigenze degli astronauti quando si trovano nello spazio. Esatto, questo poi vale principalmente per il discorso dell'aria. Infatti il prodotto che proponiamo viene proprio effettivamente materialmente realizzato in America. Questi dispositivi, che possono essere di varie dimensioni a seconda dell'ambiente che deve essere sanificato, svolgono una doppia funzione. Da un lato c'è appunto la purificazione e microfiltrazione dell'aria con dei filtri EPA, che quindi diciamo sono decisamente all'avanguardia, e poi parallelamente c'è questo discorso della sanificazione che viene effettuata attraverso la produzione di perossido di idrogeno, e quindi la grande differenza rispetto alla media diciamo dei sanificatori è quella che possono essere utilizzati in presenza. Cioè non viene prodotto ozono, che come sappiamo tutti, perché con la storia del Covid siamo diventati espertissimi, questo dispositivo non può essere utilizzato se le persone sono all'interno del locale, che sia una casa, che sia un ambulatorio medico, un bar, un ristorante, qualunque cosa. Invece con il nostro prodotto questo funziona 24 ore su 24 e non è nocivo né per noi né per i nostri amici animali, anzi loro generalmente gli vogliono molto bene, addirittura ci dormono sopra o davanti. Avere un dispositivo di questo tipo è molto vantaggioso anche per un'attività commerciale come appunto un bar o un ristorante, perché comunque anche se dovesse verificarsi un'altra situazione come quella che abbiamo vissuto con i vari lockdown, il ristoratore può lavorare con il 100% della presenza del pubblico, che insomma è un buon vantaggio. Quindi la possibilità di sanificare un ambiente, l'aria di un ambiente, in qualsiasi momento della giornata, anche appunto, come ci ha detto Sara Mantovani in questo momento, con la presenza delle persone. Un'attività che non è possibile effettuare con altre apparecchiature. No, infatti anche questa è una cosa diciamo che è molto esclusiva. Per di più ci sono anche altri aspetti, al di là diciamo del discorso Covid, virus e compagnia bella, ci sono dei vantaggi anche proprio a livello personale. Per esempio, se una persona soffre di asma o allergia, avendo in casa questo dispositivo il problema viene praticamente risolto, perché comunque i nostri polmoni si purificano e quindi non avviene più quella che è la risposta diciamo immunitaria, perché abbiamo respirato la polvere o il polline, le graminacee, insomma qualunque cosa. Altra cosa che a Ferrara è un grande vantaggio, io penso che trovare una casa dove non c'è muffa sia quasi impossibile, e questo dispositivo risolve anche questo problema, perché la uccide e ne impedisce il ritorno, insomma. Quindi quest'aria pura in qualche modo attacca anche le muffe? Sì, qualunque forma batterica, funghi, virus vengono comunque uccisi. E allo stesso tempo invece c'è questo discorso di un beneficio per noi, per gli animali e per le persone che ci stanno accanto. Può essere utilizzato ovviamente anche con le finestre aperte, non è che uno deve vivere in un bunker, perché comunque il dispositivo lavora in saturazione e quindi man mano che l'aria, soprattutto per chi abita in città, che porta dentro inquinamento, entra, viene sanificata. L'installazione di questo dispositivo è complessa? No, l'installazione è semplicissima, sono di piccole dimensioni e basta una presa della luce. Tra l'altro hanno un consumo a livello di ampere che è bassissimo, quindi non è che vanno ad intaccare quella che è diciamo la nostra bolletta dell'energia elettrica, che oggi è un grandissimo problema. Anche perché immagino i consumi ridotti siano stati obbligati dal fatto che, come diceva, questi prodotti sono stati studiati appunto per lo spazio. Sì, infatti, certo, cioè non è che uno può immaginare di avere un generatore solo per purificare l'aria, e eventualmente possono anche comunque essere integrati all'interno se c'è un condizionatore, insomma ci sono dispositivi adeguati anche in base a quella che sono le esigenze, perché magari se parliamo di un ospedale, anche vari ospedali ormai hanno questi prodotti, la soluzione diciamo dal punto di vista tecnico è un po' diversa. Comunque ci sono soluzioni un po' per tutte le tipologie di attività, dal privato a qualunque cosa insomma.
Grande tecnologia, assolutamente di avanguardia, come abbiamo detto, per sanificare e purificare l'aria dei nostri ambienti, sia di lavoro che gli ambienti in cui viviamo, perché naturalmente uno può installarli anche nella propria casa. Sì, esatto. Tra l'altro questo è un dispositivo che io stessa sono allergica e in presenza di questo dispositivo ho veramente notato un beneficio incredibile. Tra l'altro io sono allergica alle graminacee e proprio ho avuto un beneficio notevole, quindi mi piace molto anche proporlo a tutti quegli amici, quelle persone che conosco, che so che hanno queste problematiche, perché effettivamente è risolutivo. Abbiamo iniziato il nostro programma parlando di purezza dell'aria e Sara Mantovani ci ha appena raccontato, insomma, che ci sono questi nuovi dispositivi studiati dalla NASA che risolvono questo tipo di problema. Ecco, per quanto riguarda l'acqua? Allora, per quanto riguarda l'acqua, anche qui abbiamo una gamma di prodotti ampia perché possiamo soddisfare sia le necessità del privato che del pubblico, che può andare in questo caso sia dal bar al ristorante, ma può essere anche il centro sportivo, dove invece di avere il frigo con dentro le bottigliette d'acqua uno preferisce avere il suo erogatore. Questi dispositivi lavorano in ogni caso con microfiltrazione, con carboni attivi argentizzati, quindi praticamente come avere un secondo acquedotto in casa, o volendola vedere in maniera diversa, come avere proprio una fonte alpina che esce dal tuo rubinetto. Ci sono sia dispositivi che producono soltanto l'acqua naturale e poi ci sono quelli che producono sia acqua naturale che gasata. Chi li acquista può regolare la gasatura e poi anche la temperatura. Il dispositivo che fa anche l'acqua gasata è praticamente come un frigo. Poi c'è tutta una linea dedicata ai ristoranti, quindi il classico erogatore da bancone, e a seconda delle esigenze, quindi non so, dei coperti, possono produrre 60, 120 o 180 litri all'ora. Quindi parliamo di anche ristoranti con centinaia di coperti. Abbiamo anche dispositivi che lavorano in osmosi inversa e questi possono essere vantaggiosi per chi per esempio a casa ha un pozzo artesiano, perché con l'osmosi inversa anche l'acqua del pozzo viene completamente purificata e si può naturalmente bere. Quindi magari senza star lì a fare l'allacciamento alla linea principale, se uno ha già la fortuna di avere il pozzo artesiano a casa, risolve il problema in questo modo. Quindi la possibilità di avere acqua pura direttamente dall'acquedotto della città e anche da un pozzo artesiano. Sì, esatto, perché comunque l'acquedotto della città funziona, questo è nel senso, anzi a Ferrara abbiamo un acquedotto decisamente all'avanguardia, però è vero che comunque magari le tubature non sempre sono nuovissime e poi persone che hanno problemi, necessitano un'acqua che è assolutamente priva magari di calcio o di altri elementi, in questo caso si può gestire la cosa. E in più anche solo il discorso del calcare, mi capita spesso di parlare con signore che mi dicono io quando faccio la pasta poi mi trovo una quantità di calcare o anche nel lavandino, che insomma da pulire non è veramente comodo, invece in questo caso il problema sarebbe risolto. E poi l'altro vantaggio è quello di eliminare la spesa per l'acqua, cioè noi in questo caso veniamo a pagarla una volta sola, cioè quella che paghiamo a chi ce la fornisce, e quindi non dobbiamo più andare a prendere l'acqua in bottiglia, che sia plastica o che sia vetro, non abbiamo più l'ingombro e neanche la fatica poi di girare con questi pacchi di acqua, che finché uno abita al primo piano o al piano terra ok, ma poi insomma se non c'è l'ascensore magari diventa anche difficoltoso. E allo stesso modo questo vale per un ristorante, dove a maggior ragione c'è un ingombro a livello di magazzino per tutta l'acqua, che insomma non è da poco. E poi non è trascurabile ovviamente il fatto che sarà meno plastica che poi si butta, che si deve in qualche modo riciclare, e questo insomma fa bene all'ambiente. E infatti adesso l'Europa, in realtà esiste già da più di un anno, c'è un bonus idrico, per cui ad oggi chi acquista questo genere di dispositivi ha un ritorno del 50% della spesa che è stata sostenuta, proprio perché a livello europeo si sta cercando di abbattere la produzione di bottiglie in plastica, cioè al di là dell'ingombro, anche proprio perché la plastica, sappiamo tutti che problemi genera, poi troviamo i paguri che vivono all'interno delle bottiglie di plastica, insomma, che è una cosa un po' particolare. Questo tipo di dispositivo dove è stato pensato, dove è stato creato? Beh, i prodotti che forniamo noi sono tutti prodotti in Italia, quindi sono 100% italiani, anche questa è una cosa che mi piace molto. Ma in realtà, a parte il dispositivo dell'aria che viene proprio prodotto negli Stati Uniti, tutti gli altri sono italiani ed è una cosa che mi fa molto piacere, perché preferisco spingere la nostra economia piuttosto che la loro. Vi ricordo che siete all'ascolto della Finestra su Ferrara. Oggi siamo in compagnia di Sara Mantovani, che è un'ecologa ed è anche l'amministratrice della GLIB, che è una società che importa in Italia prodotti legati all'ecologia, nel caso che ci ha detto appunto prodotti per la purezza dell'aria, prodotti studiati addirittura dalla NASA. Mentre stavamo parlando della purezza dell'acqua, ci stava dicendo che i prodotti che propone la GLIB sono prodotti che vengono realizzati in Italia. Esatto, proprio così.
La GLI propone anche delle soluzioni per il riposo e anche in questo caso siamo tecnologicamente all'avanguardia. Sì, in questo caso ecco, è un mix, perché qui abbiamo un prodotto che è effettivamente fatto in Italia, ma anche qui c'è una tecnologia della NASA. Infatti per quanto riguarda il sistema di riposo c'è il materasso, all'interno c'è un materiale che si chiama viscoelastico, è l'imbottitura delle tute degli astronauti e risolve il problema delle microfratture che questi poveretti insomma poi si ritrovavano per lo shock di attraversare l'atmosfera. La particolarità di questo materasso è che il viscoelastico, a differenza di qualunque altro materiale che viene utilizzato, invece di respingere il nostro corpo, e questo è il motivo per cui la mattina quando ci alziamo magari siamo tutti indolenziti, abbiamo le braccia informicolate e compagnia bella, è che invece di respingerci il viscoelastico ci accoglie. È un prodotto antibatterico, anallergico, idrorepellente, antidecubito, è praticamente un materasso che uno acquista e dura per la vita, perché ci sono delle prove che hanno visto che dopo 30 anni è ancora assolutamente perfetto. Quindi un prodotto di qualità anche questo. Materassi e anche guanciali. E anche i guanciali, infatti anche quelli sono fatti con lo stesso materiale, sempre il viscoelastico, la differenza è solo che il viscoelastico del materasso è espanso in acqua, quello del cuscino invece è espanso in aria, è anche molto piacevole poi al tatto, sembra quasi un antistress. E anche questo ha una fodera antibatterica, antiallergica, antiacaro, e entrambi, sia nel sistema di riposo che il guanciale, sono appunto totalmente sfoderabili e la fodera si può lavare. Lei è un'ecologa, laureata in ecologia, e quindi in questi prodotti che sta proponendo ha trovato l'ideale per quella che è la sua specializzazione. Diciamo che sembra strano pensare di vendere dei sistemi di riposo dopo aver fatto ecologia, ma nella mia vita ho cambiato lavoro anche un'altra volta, diciamo, e cercando sempre qualcosa che fosse legato a ciò che ho studiato, anche se apparentemente non lo è, ma poi si tratta sempre di ambiente e si tratta sempre di qualità, insomma, della vita. Stiamo parlando di prodotti molto particolari che hanno, come abbiamo detto, questa vocazione ecologica. Ecco, è possibile vederli questi prodotti? In che modo, diciamo, voi li proponete? Beh sì, certo, è possibile. Come funziona? Semplicemente una persona che è interessata viene raggiunta a casa, cioè io o i miei agenti andiamo, abbiamo i campioni, abbiamo tutto il materiale per farglieli vedere, per farglieli toccare con mano. Si può fare anche una sanificazione di una stanza e quindi proprio fargli sentire come cambia l'aria. Quindi sì, certo, assolutamente. Poi siamo a disposizione per qualunque domanda, chiarimento, direttamente con il cliente. Se qualcuno dei nostri ascoltatori si fosse incuriosito e volesse contattarvi in qualche modo per avere delle informazioni più approfondite e anche per toccare con mano, come abbiamo detto, i vostri prodotti, in che modo vi può contattare? Beh, attualmente la via più semplice è chiamarmi al telefono e fissare direttamente un appuntamento, o magari ricevere già le prime informazioni via telefono, non è un problema. 380 8626 877, lo ripeto, è 380 8626 877. Chi si fosse quindi incuriosito e volesse saperne di più su questi prodotti ecologici che propone la dottoressa Sara Mantovani, ecologa, può chiamare il numero che la dottoressa ci ha appena detto. Chiudiamo qui il nostro programma di oggi, ringraziamo per le informazioni che ci ha dato Sara Mantovani e vi diamo appuntamento alla prossima puntata della Finestra su Ferrara. Grazie a voi di nuovo. Avete ascoltato La Finestra su Ferrara, attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini.